Silvano! Ciao Arthur, dove sei? Ciao Arthur! Ciao gattino nuovo! Ciao amore! E tu da dove provieni? Ciao! Ma di dove proveniamo? Vieni qua! Chi è che piange? Dove sei? Non ti vedo! Eccoli lì! Uno, due, dov'è l'altro? Dove sei? Oddio, amori, avete fame famissima! Avete tanta fame! Accendi la disperazione! Ciao, amore! E tu? Oh, ciao! Così è? Famatissimi! E tu chi sei? Dicembre, domenica, ho appena sistemato casa, pulito, perché era un cesso, veramente un cesso, e avete visto la neve fuori. Alla fine è bella da vedere quando è così. Dopo qualche ora che c'è, anche no, no vabbè, comunque è bella da vedere, cioè è bello vedere tutto bianco così, col sole che splende, tutto sereno, il cielo azzurrissimo, cioè è tutta un'altra cosa. Invece quando, cioè, il tempo di ieri era una roba pessima. Allora, niente, ho già acceso il fuoco. Subito, praticamente. E già che va. Sì, abbiamo ancora il forno, la stufa vecchia, perché alla fine, chi ha più avuto il tempo di fare questo lavoro, di toglierlo? Perché bisogna smontarlo a pezzi, no? Comunque sono 16 gradi, prima erano 15, adesso sono 16. Appena acceso il fuoco è già salito di un grado. E a mezzanotte, ieri, vabbè 11 qualcosa mezzanotte, qua dentro c'erano 25 gradi. Sì, ho fatto fuoco fino a mezzanotte, poi ho lasciato andare un po' il fuoco lo stesso, sono andata a dormire. Tanto chiudendo tutti i registri, insomma, non c'è nessun pericolo, teoricamente. Non ci dovrebbe essere nessun pericolo. Vabbè, ma c'era solo un pezzo di legno, non avevo riempito proprio. Non è che io mi fidi tanto, e quindi... Comunque sono andata a dormire che c'era ancora un po' di fuocherello. E qua è rimasto molto caldo. Chiudiamo sempre gli scuri la sera, per cui la casa, diciamo che nonostante sia praticamente vuota, però rimane abbastanza calda rispetto all'anno scorso. Quindi confermo che la scelta di una stufa economica del genere sia stata perfetta. Allora, adesso devo fare colazione. Oggi a pranzo è previsto un pasto libero, cioè posso mangiare quello che voglio, sempre nei limiti, chiaramente, ma credo mangerò come al solito, stando attenta alle dosi e a tutto, e all'equilibrio del piatto. Niente, adesso devo andare di là a registrare almeno due o tre video. Mi devo registrare i video del calendario, dell'apertura delle caselle, e devo registrarne, e la voce se ne va, devo registrarne un po', tutti oggi, perché va sempre a finire che succede qualcosa e mi trovo molto in ritardo, e sia per registrare, per editare, poi per caricare i video, e quindi devo farlo subito, cioè devo farne un po' al giorno, anche se così facendo, come vi ho già detto, mi rovino la sorpresa. Cioè, ad esempio, oggi apro le caselline di oggi e di domani, domani non ho niente da aprire, ecco. Però mi tocca fare così perché altrimenti il tempo, non c'è tempo. Comunque ho anche una box dispensa da farvi vedere, quella di dicembre. Vabbè, niente, vado avanti perché altrimenti qua, ciao. Pipo. Eccolo. È bellissimo, è andato via.
visto il Babbo Natale? Celestino! Leonisha! Ciao, ciao, bellissima! Ciao, bellissima, ciao! Ecco, sì, mi vedete nella finestra. Mia mamma ha messo le luci. Oggi... No, queste c'erano già in realtà. Però ho acceso tutto. Oggi è il 7. È da un po' di giorni che non registro più. Comunque questo è... Dopo vi faccio vedere la casa magari anche da giù. Che bel effetto che fanno però. Anche così attraverso le tende. E qua c'è Virgola. Però sei un po' nera, non ti si vede. Oh, ti ho messo un dito nell'occhio. Scusa, Virgolina. Ecco dove ha messo la palla nuova. Salve. Ecco. Casa più o meno fatta. Boh, vado alla macchina. Che fresco che c'è. Abbastanza freschetto. Sono anche in ciabatte. Sì, sono alla moda. Perché ciabatte e pantaloni del pigiama da lavare. Questa sera cambio pigiama. Sono in ciabatte perché con questi calzetti, che sono un po' più grossi, non riesco a mettere le scarpe. Ecco. E quindi freddo, freddo, freddo. Si diverte con poco sto gatto. Quel tappeto lì è il suo gioco preferito. Adesso si lava. Pepe? Ti ho visto, Che stai facendo? Qua, qua. Questa sera è lui che si scalda le ossicine qua. Ho fatto un po' di carico di legna prima. Lì anche ne ho messe, ma non mi fido tanto a lasciare la legna in quel cassetto. Però le ho messe perché erano tutte umide, quindi almeno si asciugano. Quel cassetto è giusto per asciugare le scarpe. E niente. La piastra sopra si è rovinata tutta. Si è rovinata tutta. Vabbè, pazienza. Gli darò una pulita domani di nuovo. E poi ci hanno messo su questo colore qui. E penso i vecchi proprietari, non lo so. E aiuto, viene ancora via. Lì è rimasto tutto il segno del bollitore. Ciao! Bollitore che è qua via, che c'è l'acqua che bolle. Ecco. Ecco qua, niente. Ho sistemato, ho iniziato a mettere qualcosina di Natale. Sì, non è neanche stirato. Ho iniziato a mettere qualcosa. Qui ho fatto ancora l'altro giorno, ho messo le solite decorazioni del Lidl. Quella devo toglierla, ma... Quelle mi sa che le lascio, ci aggiungo solo un po' di bianco in mezzo. E un po' di verde, verde... Non verde, verde fluo, vabbè, comunque mi sa che le lascio lì. E qui devo togliere qualcosa. O quella tanto verde. E magari lasciare quella con i fiorellini bianchi, non lo so. Comunque dai, ho cambiato anche le tele qui. Questa risulta un po' piccolina. Mi sa che devo tagliare la gomma a piuma perché in questo fa fatica a stare il cuscino. E nell'altra anche, cioè in tutte quelle che ho. E quindi mi sa che dovrò tagliare, perché a forza di lavarle comunque si restringono. E quindi mi sa che dovrò tagliare il cuscino dentro. E niente, qua mi sono piegata tutta la roba. E in questo video dovevo farvi vedere la TV nuova. Questa è la TV. Non so che cosa sia questo. Vabbè, questa è la TV. È una Samsung,
Però Samsung, non mi ricordo il... C'è un 7000, però non so dirvi cos'altro. C'è un 7000 di sicuro nella sigla, nel marchio, non so. Probabilmente qua si può anche vedere, ma non so dove. E niente, quindi è bella grande. Adesso la spengo. Quando si spegne fa così. Questa è una TV da 43 pollici, quindi bella grande. Sì, abbiamo presa proprio, cioè ho preso io le misure e per fortuna c'è stata proprio giusta giusta. Questa invece è la Nintendo Switch, che adesso al momento è qua e non viene utilizzata. Io l'ho usata una volta per provarla e basta, non l'ho ancora, Franza non l'ha ancora mai usata. E niente, dobbiamo comprare ancora degli accessori, delle cose per poter giocare in due alla fine. Ho messo queste solite decorazioni e basta. Adesso mi preparo la borsa dell'acqua calda, vado un attimo in bagno e vado a dormire, perché ormai è ora. Vero bebè? È ora di andare a fare la nanna. Sì. Ah sì, ho cambiato anche questi cuscini. Allora, qui c'è... Ah, sono uguali? No. Qui c'è questo. Guardate, lo tolgo così lo vedete meglio. E questa invece è l'altra fodera. Belle. Piacciono tanto. Il problema è che i cuscini all'interno sono piccolini. Però alla fine va bene lo stesso. Anticipazione. Qui di fianco c'è un nuovo acquisto. Non ve lo faccio ancora vedere. Però c'è un nuovo acquisto. Un regalo che mi sono fatta. Un regalo per cercare di mangiare anche meglio. E quindi è una cosa che riguarda la cucina. Forse qualcuno avrà sicuramente capito di cosa si tratta. Comunque dai, niente, cioè, mi sono fatta un piccolo regalo, un piccolo grande regalo. Va bene ragazzi, adesso chiudo un po' i registri qui, ma non chiudo troppo perché sennò tende a fumare. E chiudo un po' qui e vado a dormire. Ragazzi, guardate il cielo di oggi. Che roba. È un po' meno intenso rispetto a quello che si vede, ma insomma... Oh, l'iPhone riprende così. Bellissimo. Vado a lavoro.